I numeri di Nielsen è un podcast di GDO News in collaborazione con Nielsen IQ. Ogni mese aggiorna l'andamento del mercato della grande distribuzione, indicando nel dettaglio le prestazioni dei formati di vendita e gli andamenti nei diversi territori del paese. Una sorta di guida periodica per i manager del settore che possono così avere una chiara coscienza di ciò che accade sul mercato. Andiamo a vedere come è iniziato l'anno del largo consumo con le performance dei primi due mesi. Nel progressivo a febbraio 2024, il fatturato del largo consumo risulta in crescita dello 0,8%, con un singolo febbraio che registra una crescita del 2,4% e accentua la sua crescita, dopo che gennaio era partito sostanzialmente flat. I canali più performanti, che hanno dei trend simili sia sul singolo mese che sui primi due cumulati, risultano essere gli specialisti drug e di discount, rispettivamente più 10,9% e più 4,8% a febbraio, mentre continua il declino degli ipermercati grandi e dei liberi servizi, in linea con i recenti anni. Andando a ripartire queste crescite per aree geografiche, vediamo delle crescite cross area, con un'area 1 che cresce del 3,3% a febbraio come prima zona geografica e l'area 3 come fanalino di coda con una crescita comunque dell'1,4%. Le performance like for like non ci restituiscono invece dei cambi di paradigma, ma si nota come sia le crescite che le decrescite dei canali risultino invece più contenute, escludendo le nuove aperture. Soffermandoci con un rapido focus sul comparto del fresco, includendo sia il peso imposto che quello variabile, vediamo come la voce grossa la facciano i discount con un più 5,7% a febbraio, contro una media del più 2,1% a totale Italia, sintomo di una distribuzione moderna che cresce ad un tasso molto più lento, più 1,1%. Andando poi a vedere il grocery, escludendo quindi dalla lettura delle performance di store la parte dei freschissimi a peso variabile e del non food come bazar o giocattoli, il totale omnichannel cresce a febbraio del più 1,2%, con un progressivo che adesso è perfettamente flat. Continua il declino dei volumi, seppur non ai tassi allarmanti degli scorsi mesi. Febbraio registra un meno 0,8%, sicuramente in ripresa comunque dopo un gennaio disastroso. A rallentare la ripresa dei volumi sono principalmente i liberi servizi, con un nettissimo meno 6% nel singolo mese. Il dato è decisamente più pesante del resto del mercato, che segnala comunque un trend negativo del 4% anche ad esempio per gli ipermercati grandi. Leggermente positivi anche in termini di volumi i superstore e i discount, mentre gli specialisti drug continuano a registrare fortissime crescite sia a valore che a volume. Le aree NIQ invece ci restituiscono una situazione leggermente polarizzata, con un'area 1 insieme all'area 4 flat nei volumi per febbraio, con le aree 3 e 4 del mezzogiorno che perdono invece tra l'1 ed il 2%. La controcifra inflattiva inizia a sentirsi anche nei valori. Infatti svariate regioni italiane hanno una variazione nel progressivo negativa per quanto riguarda i valori nel grocery. In difficoltà la Sardegna, meno 4%, e l'Emilia-Romagna, meno 2,8%, mentre arrancano, seppur in misura minore, anche la Sicilia, la Liguria e le Marche. Muovendoci verso i macro comparti del grocery, osserviamo uno scenario molto simile all'inizio della crisi dei volumi. Soffre infatti il food and beverage e cresce l'home personal care. In difficoltà soprattutto il comparto del fresco, che perde il 3,2% dei volumi nel suo progressivo, dato confermato anche a febbraio con un meno 1,9%. Analizzando invece la situazione prezzi, vediamo come l'inflazione a febbraio continua la sua lenta discesa, mantenendosi però ancora positiva, con un più 2%. Tanto per cambiare, come da ormai un anno e mezzo a questa parte, l'inflazione è mitigata dalle variazioni di carrello dei consumatori, che a febbraio quasi dimezzano l'impatto dell'aumento dei prezzi.